Allora, bene, vediamo con Kubernetes come configurarlo per riuscire a usare il voxel map. Per semplicità, io vi farei vedere, insomma, la mod già installata. Tanto ho già fatto dei video in passato, ma vi faccio un rapidissimo excursus adesso per vedere come funziona. In pratica, vedete che in angolo a destra abbiamo la mappina e possiamo vedere esattamente dove siamo. E questo può essere utile per molte cose. Il problema qua è che, come vedremo fra poco, non posso spostarmi, nel senso che di solito ci si sposta cliccando col tasto destro e poi teletrasportandosi. Ma questo conduce a un comando tpos che nelle mod che abbiamo installato finora non esiste. Quindi nel prossimo video vedremo come configurare un comando tpos aggiuntivo. Nel frattempo diamo soltanto un'occhiata a come ho fatto a installarla. Quindi in realtà sono andato ho installato prima Light Mod, quindi Light Mod è cioè Light Loader, che è un sistema, vedete, che consente di installare poi Voxel Map. E per installarlo sono andato su Light Loader qua. Ho installato la versione 1.12, questo scarica un jar e poi questo jar l'ho lanciato in una finestra di comando, nel senso che ho fatto un jar-jar, questo signore, e mi ha prodotto un profilo nuovo che si chiama Lightloader. Dopodiché sono andato nel posto in cui in Minecraft vengono installate le mod, e nella fattispecie è sotto users il mio nome, Library Application Support Minecraft. Qui c'è una cartella che si chiama mods, e sotto questa cartella 1.12.2 gli ho installato mod voxel map 1.7.0. Quindi anche quella, cioè, se io vado a cercare voxel map 1.12.2, che è la versione attuale, vedete che mi fa vedere come si configura, e poi a un certo punto sotto download abbiamo la possibilità di andare a scaricare vediamo, mi fa vedere. Ok, voxel map 1.12.2, e qui si scarica un file che si chiama .lightmod. Questo file l'ho messo in realtà appunto qua sotto, quindi mod voxel map 1.7.0 for 1.12.2 light mod. Quindi per questo video, tanto per tenersi un po' snelli, chiudo qua. Prossimo video vedremo invece come configurare una mod in Lua in modo tale da soddisfare i comandi che dà la voxel map.